e tra l'altro quello che scrivi anche la parte interessante è che la macchina non si evolve, cioè come dicevi prima per le necessità dell'elettricità per un congegno come il Magno che funziona perfettamente, perché la macchina non migliora? Cioè, perché non si hanno dopo tanti anni dalla carrozza una macchina che sia differente da quella inventata da Ford? Perché non ci sono motori differenti che usano altre tecnologie? Qui avremo tutto un capitolo, perché intanto per cominciare ogni miglioramento in termini di consumi viene messo poi in secondo piano dal fatto che viene utilizzato per supportare più accessori o altre o performance di cui tu francamente per spostarti hai poco bisogno, e nel caso del vettore che usi per spostarla, cioè nel caso specifico i carburanti fossili o invece potresti il petrolio, ecco, l'idrogeno, scusate, ecco, in questo caso si capisce bene perché c'è un'infrastruttura così importante dedicata agli idrocarburi su tutta la Terra, c'è un investimento così grande che sarà molto difficile avere in breve tempo un superamento. Credo che non lo si farà fino a che l'ultima goccia di petrolio non sarà consumata. Di fatto. E poi ci sono anche altre. Proprio quando l'hai senza. E poi ci sono altre cose. Fuori una macchina nuova che va incredibilmente ad acqua. A un certo punto saranno gli stessi petrolieri a produrla. E poi dopo nel libro ci sono anche altre discussioni, lo facciamo l'altro giorno in radio su altri accessori. È sparito il vetro del vettore. Ora, Francesco Cucini ha scritto nel suo libro sulle cose perdute, proprio ha messo in piedi una lega pro deflettore, alla quale io aderisco volentieri. Il deflettore è uno strumento magico. Ve lo ricordate, era quel triangolino che stava all'apice anteriore del vetro anteriore, appunto. Si muoveva in casso, si spingeva l'aria direttamente sul cristallo quando lo dovevi spannare d'inverno e faceva entrare moderatamente dell'aria quando andava in velocità. Non che fosse una cosa particolarmente comoda, ma di fatto era molto efficiente, e insieme al riscaldamento direttamente legato al motore, quando d'inverno faceva entrare direttamente l'aria riscaldata con un bocchettone, stavi nel campo della cogenerazione perfetta, quello che tutti inseguono, cioè mentre fai movimento usi quel calore. Oggi le autovetture sono diventate dei sigilli blindati, si sente il rumore che fanno, dentro già a primavera devi mettere l'aria condizionata perché schianti, tutto è elettrico, compresa la chiusura centralizzata di cui parlavamo l'altra volta, e i vetri, come era l'altra volta che abbiamo trovato? Tra l'altro appunto la notizia era di una signora australiana che finisce in un lago, e viene salvata grazie all'intervento di un poliziotto che prende un sercio, vale a dire una pietra, e rompe praticamente un finestrino, altrimenti la signora ci lasciava le pene. Non c'era più la manovra. Ma la cosa interessante appunto è che il discorso è poi sempre la distinzione, no? Cioè anche sulla tecnologia, perché ciascuno di noi trova estremamente comodo accendere il computer, andare in internet e trovare chi è cosa, chi fa cosa. Però per esempio anche in questi casi, per esempio, si parla spessissimo di Wikipedia, no? È uno strumento straordinario, il problema è che non c'è controllo, e ve lo diciamo insomma per esperienza diretta. Noi abbiamo fatto una volta una cosa che è scorretta, per carità, si chiama cannibalizzare, no? Il profilo di qualcuno, e abbiamo modificato ad arte il profilo per esempio di Cuperlo, attribuendogli una citazione inesistente che era "in politica si vince perdendo", che era abbastanza insomma calzante per lui, era giusta. E spessissimo, credo che capiti anche a te, no? Tu vai nei programmi dove ti intervistano e si sono stampati il profilo Wikipedia che tu personalmente a volte non puoi correggere, e trovi delle cose che sono false, magari anche lusinghiere, ma false, e nessuno, come dire, però può certificare la verità di quello che è scritto, e non c'è il controllo delle fonti in quel caso. È proprio il problema della fonte. Peraltro ieri sono stato a trasmissione concorrente però di altra fascia, Un giorno da pecora, a un certo punto hanno le notizie in rete con le quali intervista e dice: "Ma è vero che lei cambia i calzini tutti i giorni, sempre?" Dove è questa cosa? Laddove pure fosse vero, magari lo è pure, dice: "No, ma lei non lo può sopportare, neanche dopo un'ora se ne deve cambiare." Io non so come è venuta fuori questa cosa, però ecco. L'abbiamo messa in rete noi, ovviamente. Certo.